Purtroppo i sanitari sono sotto shock perché essere aggrediti da un'orda di 40 individui inferociti sicuramente non è un'esperienza che lascia intonsi. L'ennesimo assalto si consuma nell'ospedale di Pescara, quando i medici comunicano ai familiari che una paziente affetta da patologia incurabile non ce l'ha fatta. Il reparto di oncologia si trasforma in trincea. Decine di parenti inseguono i medici e devastano tutto quel che trovano. L'unico vigilante presente chiama il numero di emergenza e solo dopo minuti interminabili di terrore arrivano i carabinieri. Scene già viste a Foggia e ieri anche nel pronto soccorso di Nocera Inferiore, dove una dottoressa è stata presa a calci e pugni da una paziente. Proprio per tentare di arginare le aggressioni in corsia, il prefetto di Vibo Valentia rimodula l'impiego dei militari dell'operazione Strade Sicure affinché vigilino anche sulla sicurezza dell'ospedale cittadino. Ritengo che un maggior controllo è una sicurezza per tutti, sia per i medici che anche per gli assistiti. Per chi da sempre è al fianco dei medici, però la militarizzazione dei reparti non è la soluzione. A mancare sono le risorse e il personale sanitario, non solo. In tanti lamentano i continui tagli alla sanità pubblica. Quindi tagliare in un momento di allarme come questo, delle ore alla vigilanza armata, è per noi inspiegabile. Lunedì i medici scenderanno in piazza a Foggia e anche a Napoli per dire basta alle aggressioni e chiedere più fondi e maggiore attenzione verso chi tra mille difficoltà si prende cura dei cittadini.